Cinema effimero, le carte povere raccontano la settima arte, una mostra che nasce da una piccola grande collezione per dei piccoli grandi tesori che raccontano appunto la storia del cinema, ma non solo, raccontano le dinamiche produttive, il cinema d'impresa, la storia dell'impresa italiana, perché di fatto stiamo parlando di materiali che solitamente venivano venduti e distribuiti accompagnati, agganciati a dei beni di consumo, sigarette, cioccolato, saponi. In questo modo circolavano nelle tasche delle persone di ogni parte del mondo. Infatti, all'interno di questa mostra troverete dei pezzi che provengono dall'Uruguay, da Cuba, dall'Italia, dalla Spagna, dall'Inghilterra, dalla Svezia, dal Belgio. Venivano sfruttate le immagini, la parte iconografica dei divi e delle divine del cinema per promuovere e vendere dei prodotti commerciali. Di fatto è un ottimo modo per raccontare in un'ottica pop la storia del Novecento. Potremo scomporre la mostra in diverse sezioni. C'è una sezione che è quella dedicata ai materiali particolari, quelli decisamente anche più difficili da trovare. Tra questi, insieme alle cartelle del bingo degli anni 40 e insieme ai coperchi dei gelati, ci sono i cosiddetti ticket de bascula. Sono dei piccoli ticket cartonati che venivano emessi dalle bilance pubbliche spagnole tra gli anni 30 e 40. Questo è quello che ho trovato finora. Come ho sempre ripetuto più volte, è una ricerca in costante divenire, potrete trovarne anche degli anni 20, così come degli anni 50 e 60. Sono questi piccoli ritagli cartonati con sul fronte il volto dell'attore, dell'attrice e il giorno della pesata e sul retro il peso della persona che quel giorno si recava sulla bilancia. In questo modo gli veniva rilasciato un piccolo pezzo di storia del cinema, un frammento cartonato che però racchiudeva un momento storico importante per la settima arte. Quando si parla di figurine, non si può non pensare agli album di figurine e subito il pensiero corre alle figurine Panini. In realtà gli album di figurine si ritrovano già dalla metà degli anni 10 e sono, come gran parte dei materiali presenti all'interno di questa mostra, legati a dei prodotti, sigarette, cioccolato. Molti qui sono degli album di cigarette cards, quindi figurine che venivano vendute e collocate all'interno dei pacchetti di sigarette morbidi per renderli più rigidi. Ci sono degli album originali esposti, come questo ad esempio, il Goldfinger Builder del 1933 del noto marchio di sigarette Constantin, e ci sono diverse riproduzioni. Abbiamo deciso di riprodurre gli interni degli album per dare la possibilità di sfogliare visivamente l'interno di questi gioielli che arrivavano a contenere fino a 600 figurine, 600 cards. I materiali effimeri sono principalmente stampati su carta, ma non esclusivamente. Di fatto è molto più facile trovare delle cards cartacee, ma ci sono anche dei materiali, dei pezzi rarissimi come le silk cards, ovvero delle figurine stampate su seta. Nella mostra sono esposte una serie di figurine provenienti dall'Australia, dall'Inghilterra e dall'America, che come si collocano cronologicamente tra il 1903 e il 1900. 123. Alcune erano agganciate alle sigarette, quindi si trovavano all'interno dei pacchetti di sigarette, invece altre venivano vendute insieme alle riviste, riviste solitamente anche a tema cinematografiche. Sono dei pezzi rarissimi, molto belli, curati, esteticamente affascinanti, anche perché non solo venivano stampati in bianco e nero, ma anche a colori. Le più tarde, e lo metto tra virgolette, tra questi materiali, tra queste figurine, sono le silk cards stampate a colori del 1923, che ritraggono la bellissima e irresistibile Greta Garbo e il celebre Ramon Navarro. Cuba, Belgio, America, Inghilterra, Australia, Danimarca, Italia, Spagna, Portogallo, Uruguay.
diverse parti del mondo e ognuno di questi materiali racconta anche un po' le cose che andavano per la maggiore. Sicuramente la Spagna si identifica e si distingue per la parte ludica, ci sono tantissimi materiali legati al mondo del gioco e qui sono esposte delle carte da gioco e carte da domino a tema cinematografico. Qui siamo sempre intorno agli anni 20 e in tutte le carte sono riconoscibili i volti degli attori, attori non solo spagnoli, ma soprattutto attori di fama internazionale e attori anche italiani. E in questo modo le carte ci raccontano le dinamiche di distribuzione cinematografica, quindi sono un ottimo strumento anche di indagine storica per quanto riguarda la storia del cinema. Esteticamente molto belle, molto colorate, con una distribuzione decisamente ampia, ma al contempo ad oggi difficilissime e rarissime da trovare. È difficile parlare di pezzi unici quando si parla di cards, di figurine che hanno avuto delle tirature anche importanti. Stiamo parlando per ogni figurina, tendenzialmente c'è un set che può arrivare anche a 20, 30, 40 figurine, quindi numericamente stiamo parlando di materiali che arrivano a migliaia di pezzi, miliardi probabilmente distribuiti nel mondo. Pezzi unici però sono gli scrapbook, cioè i diari realizzati dai fan con i ritagli di giornali dell'epoca dedicati a un'attrice, a un attore, ad un film o a un genere cinematografico. Qui ce ne sono alcuni esposti inglesi e americani, questo è interamente dedicato a Ginger Roger. Perché sono interessanti gli scrapbook? Sono interessanti perché entriamo nella vita delle persone. Sono dei veri e propri diari in cui le persone si appuntavano e dimostravano la loro affettività per il cinema. Qui sono stati esposti insieme a dei ventaglietti spagnoli cartonati, siamo negli anni 40. La cosa più curiosa di tutti i materiali non sta solo nel fronte, ma sta soprattutto nel retro, perché nel retro dei materiali, delle cars, delle figurine si trovavano il nome dell'azienda, della ditta che produceva e distribuiva questi materiali, il tipo di cioccolato, la sigaretta, in alcuni casi nelle cars addirittura delle brevissime filmografie. Insomma, sono dei materiali tutti da scoprire. Potremmo parlare di cinema in tasca. Tutti questi materiali di fatto sono dei corredi cinematografici, hanno accompagnato la storia del cinema, così è la storia di un film, così come hanno fatto i manifesti, le foto buste, le foto di scena. Tutti questi materiali che ho appena citato sono di grandi dimensioni, qui invece ridimensioniamo e entriamo nelle tasche delle persone, entriamo anche nella vita delle persone, perché erano dei materiali che venivano scambiati, passati, condivisi da tutti. Di fatto potremmo anche sbilanciarci dicendo che le figurine un po' erano quello che oggi noi intendiamo per social come Instagram, mostrare delle immagini, le cartoline, Facebook, condividerle, anche gli album di figurine di fatto sono dei caroselli di Instagram e gli scrapbook non altro che dei blog o delle fanzine. Qui c'è una sezione interamente dedicata a Charlie Chaplin con le carte di caramelle, le figurine dei cioccolatifici Zucconi e Lurati, cioccolatifici italiani, un puzzle con tutta la filmografia del celebre attore e questa serie di cigarette cards, tutti materiali molto piccoli che venivano conservati nei portafogli, venivano condivisi, venivano scambiati e alimentavano non soltanto i film, ma alimentavano la cultura cinematografica.